Ragazzi, finale Ligure, sono con la Top Fuel, è una discesista qua. Ciao a tutti. Allora, oggi mi accompagna a finale Simona Ferri, una rider di Trek. E quindi Trek mi ha detto, vai a provare la tua Top Fuel a finale, dove c'è chi ti controllerà e vedrà cosa combini in discesa. Io ho apprezzato e ho accettato anche perché lei di discesa ne sa sicuramente più di me. E quindi adesso vediamo un po' come si comporta la bici con queste geometrie a me un po' sconosciute. Invece la sua, guardate un po', che bici è la tua? La Slash 9.8 XT e ha 170 di escursione all'anteriore e 160 dietro. Ammazza, 170! Io un 120 davanti mi sembra che di essere su un'astronave. Non oso immaginare, ma prima o poi la proverò una bici così, prima o poi la provo. Come se tu fossi da sola, comoda. Ok. Tranquilla, se proprio mi perdi ti urlerò, aspettami nei bivi. No, dai, ti sento. Appunto, dai. Posso andare? Certo, mazza che gomme, sembrano enormi su sta S. Guarda, una cosa impressionante sta bici. È strana, veramente. No, oh, beh, immagino. Assolutamente. Buono? Yes. Madonna ragazzi, che giostra! Ma che spettacolo! Sono divertenti, ci credo! Ma bellissimo! Ragazzi, non c'è niente da fare, finale Ligure! Cioè, qui Dio ha detto, qua ci fate mountain bike! E ha ragione! Cioè, veramente! Sentiero bellissimo, come si chiama? Questo si chiama Margaux, però la zona è chiamata Ivolandia, proprio perché chi li ha tracciati è Ivo. Sbloccato anch'io, sì, adesso tiro giù la reggisella e via. Buono! Prego. Solo questo? No! Ah, appunto! Ragazzi, allora facciamo un po' il punto della situazione. Sto facendo la terza risalita e poi faremo appunto l'ultima discesa del giorno. Cosa vi posso dire? Rispetto alla mia bici cross country, il 120 davanti e queste geometrie un po' più aperte, copertone un po' più grosso, davvero mi dà la possibilità di cambiare le linee. È una cosa davvero strana, no? Perché mi sono accorto fin da subito che andavo a prendere linee diverse, linee completamente diverse da quelle che facevo con la bici cross country, con la mia scalpel. Arrivavo ad esempio su una variante dove normalmente faccio appunto la variante, con questa tiravo dritto e passavo sullo scoglio, ma è una cosa molto naturale, nel senso che probabilmente quando ti accorgi che la bici ci passa
nella testa fai una tipo di riregolazione del terreno e vai e riesci a fare cose diverse. Ad esempio, prima, nella seconda discesa di giornata, ho fatto dei ripidi abbastanza tranquillo, che sono sicuro che fossi arrivato con la mia scalpel magari ci avrei pensato un attimo, no? E qui parliamo di un 120 di escursione, non oso immaginare appunto un 150, 170, che cosa si possa fare. Per questo che voglio provarla di sicuro. Adesso il fatto di venirla a provare a finale, secondo me è fantastico, perché finale, come avete visto, siamo qui, cioè è un pezzo dove si fa risalite veloci, si può fare con la bici cross country, questi giri qui li fai a manetta, proprio bellissimo, davvero stupendo. Adesso andiamo a fare l'ultima discesa, che dovrebbe essere un po' più tecnica, un po' più rotta, la legnaia dovrebbe essere. E vi lascio comunque in descrizione il mio giro di oggi. Sono sbloccato? Ciao! Sì, diciamo che qua, diciamo che lì per me è già un bel pelo. Già... Vabbè, però sei... Sì, no, beh, sì, qua però devo andarci un attimo più cauti. Vai, vai tranquilla. Questa è già un po' più incazzata, eh? Madonna, ragazzi. Però non è giusto che avete dei posti così. È divertente questo, ragazzi. Vedi qua, cazzo, tu passi proprio a doppia velocità. Questa è impegnativa. Questi copertoni qui, secondo me, no, io la prima cosa che ho visto. Oh, puoi dirlo chiaramente nel video che hai fatto legnaia con un biciclettino così, con i copertoni che sicuramente non andavano. Questa è legnaia, quindi? Sì, okay, legnaia e pino morto. Bene. E niente male. Andata bene? Dai, porca Eva, andata bene, sì. Bene, bene. Oh ragazzi, eccoci, siamo a Finalborg con questi sentieri, cioè io non li ho apprezzati, poi per fortuna veramente io ho la fortuna di averli vicinissimi, quindi torno di sicuro. Io sono uno che fa cross country e sono qui a girare con chi fa discesa. Alla fine com'è andata? Molto bene. Bene? Sì. Ma, dai, alla fine no. È andata bene? La bici va un gran bene qui? La bici no, io sono, come dicevo prima, veramente, questa bici ti fa fare linee diverse, io non so come mai. Mi fa fare linee diverse? Ti permette, vabbè, invece... ti permette di passare sul tecnico e veramente, veramente. Poi vedevo che tu, nell'ultima discesa che abbiamo fatto, nel pezzi proprio super rotti, andavi proprio via in modo incredibile. Poi probabilmente sarà un problema psicologico mio che non la faccio correre, o magari appunto la differenza di escursione, perché come potete vedere la differenza è consistente, anche come dimensioni di steli, se non sbaglio, sembrerebbe. E comunque c'è ancora oltre a questa bici, la tua? Fanno... C'è la Session da Bianca. E qua escursioni a, scusa? C'è. Alla doppia piastra, è la bici da Bianca. Okay, okay. Questa è l'Endurone all'ultimo. Ah ok, la successiva è proprio la Session. Bianca. Un po' te la sei anche pedalata.
ovviamente la geometria che ti ho visto, che si pedala, io poi c'è da considerare che non sono una super pedalatrice, no, vabbè, però, come te, però si pedala, però si bene. Si vedono i link completamente diversi, l'ammortizzatore, cioè parliamo di due attrezzature completamente diverse, proprio su due categorie diverse. Questa è il doppio più massiccia rispetto a questa. Oh, io ringrazio davvero Simona e Trek per averci dato questa possibilità e opportunità, perché ci ha messo in contatto Trek Italia, nonostante viviamo veramente a 30 km sì, di distanza. Però... però grazie a Trek mi ha portato a fare dei trail fantastici. Ricordiamo un attimo al volo come i tre nomi di quei trail lì che abbiamo fatto. Allora, per primo abbiamo fatto Margaux, sì, poi Oribago e Legnaia o Pino Morto. Grazie davvero, grazie di tutto, ci vediamo grazie presto. Ultima cosa che vi voglio dire, ma questo lo faremo un test riservato, lo facciamo sopra casa mia dove giro spesso, proprio per il discorso del il cambiamento del link e cambia l'interasse della bici, ma questa è una cosa che facciamo da un'altra parte e vi faccio vedere a breve. Ciao! Ciao a tutti! Sì, come promesso, oggi andiamo a provare l'inversione del telaio, cioè renderlo un po' più cross country. Comunque, al di là di tutto, ieri grande giornata, mi sono davvero divertito, finale, come al solito, a dei sentieri fantastici. È andata anche abbastanza bene, perché vi posso dare già i tempi su Strava. Ma voi considerate appunto che io ho fatto queste tre discese per la prima volta ieri, con la bici ovviamente in test, ed è un cross country, ok? Primo trail, quindi Margaux, io ho chiuso 319esimo su 1660, sono contento e stupito, perché comunque ottimo risultato. Su Oribaga ho fatto 1025esimo su 2800, un po' peggio. Su Legnaia ho fatto 2000, sì, ma Legnaia, ragazzi, è veramente impestata. E ci siamo anche fermati, 2735esimo su 4545, quindi più o meno a metà classifica. Ma va bene, va benissimo, anche perché appunto è veramente impestata, è l'ultima, la Legnaia. Quindi adesso girettino in versione del telaio e poi in fondo vi racconto un po' il chiudere di tutto quello che sono le mie impressioni su questa bici. Andiamo. Adesso in questo video qua di test non vi ho potuto mettere le tre discese integrali, se no veniva fuori un video troppo lungo. Ma a brevissimo vi pubblico il video con i tre trail integrali che ho fatto ieri, perché meritano davvero troppo. E adesso brugoletta magica e giriamo questo, tanto vediamo quanto è difficile e complicato, se è una cosa che si può fare sul posto. Sì, non è che mi esplode qualcosa sulla faccia, no? Ok, allora questo lo giriamo così e quindi, ah no no no, bella morbida, non è morbida, è morbida. Sì, diciamo che magari è meglio farlo in garage, sto lavoro qua. Adesso l'abbiamo spinto in su, il perno è più basso, quindi questo è più su, quindi la ruota è più chiusa in teoria, ok? Andiamo un po' a vedere come si pedala e come reagisce. Sto facendo la risalita con il telaio un po' più chiuso e in effetti con le sospensioni chiuse ti dà l'impressione di essere più pedalabile. Sono curioso di vedere in discesa. In salita si fa pedalare davvero bene, più aperta. Eccoci ragazzi, e con questo finisce il test della Top Fuel. Facciamo un recap veloce. Questa bici ti dà la possibilità di fare linee diverse, ma è il fisico e il corpo che se ne accorge in modo autonomo e le fa, almeno questo è quello che è successo a me, in modo incredibile, non l'avrei mai detto. Queste gomme qui secondo me sono davvero troppo cross country per una bici
orientata così alla discesa, quindi io avrei messo qualcosa di un po' più aggressivo e tassellato. La forcella, oh, mi trovo bene, davvero bene, 120 mm, interessante, davvero. Il cambio GX, che mi avete detto di tutto, tutti quanti, mi avete detto GX, monta il GX, fa schifo. Invece no, io vi devo dire che questo cambio qui è una bomba. Io mi sono trovato davvero benissimo. Invece, questi sono terrificanti. Tu tiri questa e non succede niente. I freni purtroppo vanno cambiati. Per il resto mi sono trovato davvero benissimo. Il reggisella telescopico di questa dimensione è perfetto. L'ammortizzatore dietro lavora con una meraviglia. Per quanto riguarda il discorso Minolink, io lo preferisco sicuramente in versione freeride, così la bici diventa un po' troppo cross country e perde, secondo me perde un po' quella sua particolarità di appunto bici un bel po' aggressiva che ti fa divertire in discesa. Ma oh, poi magari è una questione di abitudine. Detto questo, oh ragazzi, io ringrazio come al solito Trek che mi ha dato la possibilità di provare la Top Fuel. E basta, quindi io vi ringrazio per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto vi chiedo la cortesia di lasciare un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, importantissimo, perché così almeno vi andate a vedere il video integrale delle tre discese su finale, che sono una bomba. Ciao, alla prossima.